Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta su Il Mondo di Cri. Oggi vi porto una recensione di una collaborazione che ho fatto con l'autrice Sabrina Pennacchio e si tratta di A Winter Story. Io ho appena visto questo titolo, mi sono innamorata perché sapete che ho una passione per le storie orientali e questo libro prima di tutto ha una copertina pazzesca. Seconda cosa, all'interno ha delle immagini meravigliose. Ma andiamo a parlare della storia, perché la storia è legata al folklore giapponese. Noi abbiamo questo spirito dell'acqua molto molto inquieto e un po' ribelle. Infatti è una ragazza che mi fa ricordare, dico la verità, un po' la favola della Sirenetta, perché appunto noi abbiamo questa protagonista che è innamorata del mondo umano e quindi andando contro il volere del padre, ma anche di chi le vuole bene, lei si reca spesso nel mondo dei mortali. Perché è affascinata da questo mondo, sente un grande legame con gli esseri umani, finché un giorno, incontra un umano che la attrae, la affascina più di tutti gli altri. Lei, ho dimenticato di dire che ha la capacità di, camuffarsi e di sembrare quindi umana. E si presenta a quest'uomo appunto in veste umana. Fra i due nasce subito un legame molto molto forte, tant'è che lui, essendo un pescatore, viene spesso aiutato da questo spirito dell'acqua che gli porta sempre grandi pesche. Andando avanti, loro due finiscono per innamorarsi, anche se lui riesce a capire, sente che c'è qualcosa in lei di strano, di diverso. E quindi, mano a mano che la storia procede, appunto, i due si innamorano. Purtroppo però le cose non sempre vanno come vorremmo e quindi questo libro ci riserva un finale molto 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 emozionante. Ma non voglio scendere troppo nei dettagli perché rovinerei la sorpresa e assolutamente non voglio, perché è un libro da gustare, da amare. Bisogna emozionarsi pagina per pagina, capitolo per capitolo, anche grazie alle bellissime illustrazioni che ci portano la fisionomia dei personaggi principali. Come vi dicevo, l'ho trovata una storia molto poetica, molto dolce, molto emozionante. E il fatto che si, in una qual maniera, si rifaccia un po' a quella che è la favola della Sirenetta, anche se in maniera molto diversa, mi ha affascinato ancora di più. Trovo oltretutto che lo stile dell'autrice sia molto semplice e quindi trasporta proprio, è in grado di trasportare il lettore all'interno di questa storia, nel profondo di questa storia, e lo fa con una semplicità e una pulizia, insomma, uno stile davvero molto pulito, leggero e semplice. Mi è piaciuto davvero tanto e sono contenta quindi di aver richiesto io in questo caso la collaborazione all'autrice, che è stata gentilissima e molto molto disponibile. Quindi la ringrazio ancora una volta per questa bellissima opportunità che mi ha portato a scoprire in primis un'autrice assolutamente nelle mie corde, capace e soprattutto umile. E in secondo luogo, per avermi fatto scoprire una storia che è riuscita ad emozionarmi e ad affascinarmi allo stesso tempo.
Non vedo l'ora di leggere qualcos'altro dell'autrice, perché l'autrice ha scritto altri libri e quindi sono felice di essere partita da A Winter Story, ma voglio assolutamente approfondire andando a cercare nel suo elenco qualche altra lettura che possa essere nelle mie corde. Vi invito anche a trovarla su Instagram perché la potete trovare e vi lascio tutto comunque nell'info box, tutte le informazioni e il link per acquistare il libro. Bene amici, io con questo ho detto tutto quello che pensavo su appunto a Winter Story. Spero che questo video vi abbia incuriosito e vi sia stato utile. Quindi, se così fosse, mettete un pollicino in su e magari se avete voglia iscrivetevi al canale per supportarmi. Ricordate però di attivare la campanella in modo che ogni volta che io pubblico un video vi compaia la notifica. Io ora vi saluto, vi mando un bacio e come sempre vi auguro una valanga di bellissime ed interessanti letture. Ciao amici, alla prossima!